Eder. Mech. Pallister. Come sta Manuela? Sicuramente sono preoccupato perché è una persona molto sensibile e queste Sith, anche se comunque non hanno nessun fondo negativo, diciamo, comunque sono molto provanti. Sarai risentito degli inquirenti? Non lo so, penso di no, perché io tantissimo tempo, dopo una sola volta, che non ho più avuto notizia dalle forze dell'ordine. Come mai avete deciso tutti di farvi seguire dagli stessi avvocati? No, allora, non c'è un motivo di base. Diciamo che io allora, per primo ho conosciuto io lo studio Barzan. Mi sono fidato prima del consulente del dottor Barzan, dopodiché quando ho appurato la persona, la professionalità e anche dell'avvocato Barzan, di sua sorella, ho deciso io di farli conoscere agli altri ragazzi perché mi sono fidato molto a pelle. Ti sei risentito con Giuliano dopo il suo ritorno a casa? Giuliano è un po' che non lo vedo, che ci parlo. Lo sono andato a salutare quando è tornato a casa, che sono stato lì al suo rientro. Io ho avuto a che fare con lui qualche tempo prima, quando lo andavo a trovare, e logicamente la riabilitazione che stava avendo in quel momento lì gli stava dando frutto, l'ho visto sempre più migliorato. Ezio Denti vi ha voltato le spalle, la cosa vi ha infastidito? Noi non siamo rimasti male perché lui questa cosa ce l'ha detto subito, appena ci ha conosciuti. Non ha mai, diciamo, detto qualcosa di diverso, subito detto, secondo me tra di voi c'è, logicamente non si è rimasti contenti. Solo che il motivo per cui lui ha rinunciato al mandato è stato un altro, quello che ci ha detto noi, cioè che noi non abbiamo mantenuto la promessa di non comparire più in televisione, e lui ha rinunciato perché ci ha visto ancora in televisione. Si parla ovunque del fatto che tuo nipote, sbagliando l'orario, ti ha inguaiato. Come si è giustificata con te? Allora, il fatto dell'orario gliel'ho chiesto io una o due settimane fa, non ricordo. Lei mi ha detto: zio, guarda, noi abbiamo quell'orologione con quelle lancettone grosse lì attaccate al muro. Io ho visto 10 e 15, però in realtà probabilmente mi sono sbagliata, anche perché quando sei andato via tu, noi siamo andati a dormire e non è che te poi sei ritornato su. Sarebbe però anche logico pensare che tuo nipote ha ritrattato questa dichiarazione per non mettervi nei guai. Cioè, se mia nipote ci può coprire? Sì, allora, se ci avesse voluto coprire non avrebbe sbagliato l'orario, uno. Due, è talmente legata alla nonna che non penso che possa coprire qualcuno che le faccia del male. Dalle ricostruzioni, Manuela arriva a casa alle ore 18 e Loris va via intorno alle ore 23, quindi stanno insieme 5 ore. Molto di questo tempo lo trascorrono seduti. Ora, è sorprendente pensare che per 5 ore Loris non ha mai tolto quel marsupio e che anche a tavola, quando era seduto, lo teneva indosso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.